15 non ce n'è neanche uno. Vuol dire che c'è quel territorio perché quello che scusate il Max, io non ho capito chi deve fare chi e che cosa. È una situazione che sembra facilissima ma è complessa. Partiamo da questa SPA. Se ho capito bene, correggetemi se sbaglio, ci sono 5 SPA in questa provincia che sono che hanno come azionisti i comuni. Quindi noi abbiamo degli enti pubblici che gestiscono una società di diritto privato per portare avanti un servizio pubblico. È la prima cosa che non ho capito. Vorrei capire. Ne vogliamo fare una sola, sono contento, così paghiamo un solo consiglio di amministrazione. Dopodiché, va bene, facciamo un atto regionale bellissimo, abbiamo una sola società che gestisce queste cose, perché prima mi si dice che va benissimo farlo da sola, poi però in oltre po' è diverso raccogliere i rifiuti che non a Voghera. Dopo questo atto regionale cosa fa? Ancora dei piccoli consorzi o delle che le province non ci saranno più? A chi territorialmente andrà a gestire queste cose? A me mi pare che stia facendo tanta teoria e abbastanza poca pratica. Poi questa pratica chi dovrebbe farla? Le aziende? Questa SPA, società private, ma queste aziende nazionaliste non sono le amministrazioni pubbliche, in queste amministrazioni ci sono i rappresentanti dei partiti, allora vediamo ancora la politica. Dov'è questa politica stasera? Queste fenomenali amministrazioni che stanno nel consiglio di amministrazione, dove sono? Lo sanno che cosa sono i rifiuti? Io credo di no, però poco tanto per stare in consiglio di amministrazione dei soldi di prenderlo. E sono stati soldi come pare spesi male. Perché sono convinto che stasera se fossero stati qui non sarebbero stati in grado di sostenere il dibattito. Poi è stata una cosa concludo con un invito, facciamo tanti incontri nelle scuole, consiglierei ai partiti di fare tanti incontri da tutti i partiti dentro i loro partiti e spiegare dove scrivere queste cose d'amministrazione cosa devono fare. Breve spiega tecnica. Non veramente breve. Quando parliamo di atto unico, parliamo di atto unico di smaltimento. Non si sta parlando della costruzione della grande azienda regionale di gestione dei rifiuti. Stiamo parlando di atto unico di smaltimento, ossia per quanto riguarda il rifiuto urbano che deve essere mandato a smaltimento, tolgo anche tutte le raccolte differenziate che per legge possono transitare sul territorio nazionale come vogliono. Cosa non può transitare? È attualmente regolato da accordi che devono essere accordi interprovinciali, interregionali, interconsortili, cioè ci sono più inter che... Non degli inter che danno fastidio. Potrei chiudere qua il discorso e alzarmi e andare a montare a piano. È questo l'elemento, cioè si sta parlando del fatto che di costruire sul territorio regionale, e capisco la preoccupazione, la possibilità di circolazione senza passare attraverso tutti questi accordi inter, che poi sono tutti accordi che implicano dei costi, lo smaltimento del rifiuto secco residuo. Quindi non stiamo parlando di un'unica azienda a gestione della raccolta. Questa sarà comunque gestita, come attualmente, auspicando la costruzione di bacini di utenza che consentano ottimizzazione economica. La regione non interviene dicendo sarà fatto così. Discorso diverso di quello che è stato adottato da altre realtà che hanno invece costruito degli atti che però sono atti molto più piccoli. Qua ne parliamo di atto unico regionale con libera circolazione e il rifiuto di tutto il movimento. Questo è assolutamente importante. Ma sulla questione dell'atto regionale si è aperto questo dibattito, no? Vedremo che sbocchi avrà, vedremo come si determinerà la cosa. Io però rispondo con una questione di carattere generale. Noi siamo per un tipo di regione che non faccia la gestione di nulla. La regione deve fare le leggi, deve fare la programmazione, deve fare il coordinamento. La regia e la gestione deve rimanere a livello territoriale, in modo particolare ai comuni singoli o associati, attraverso le loro aziende, attraverso le loro aggregazioni. Quindi
vedremo quando io nutro delle perplessità, il dibattito si è aperto, ma comunque anche questa questione non può che rientrare all'interno di un ragionamento dove lo Stato ha una sua precisa fisionomia e la Regione non è un ente di gestione. Lo so che negli ultimi anni lo è diventato per alcuni, per molti aspetti, ad esempio le aree protette, ad esempio la questione delle... Perché ci sono ancora? Delle aste. Sì, ci sono ancora le aree protette, ad esempio le ASP con consigli di amministrazione, con commissari che hanno costituito eccetera eccetera. Naturalmente io qui dico la nostra posizione, non la posizione di altri, ma la nostra battaglia è questa, che se sono organismi di propria valutazione, con quelle valutazioni è un po', se si configurano come altri enti di gestione, no, non va bene, e noi ci opporremo a questa cosa, perché per noi il soggetto sono i comuni, i singoli e sociali. Da questo punto di vista è chiaro che non si demorde di un millimetro. L'altra questione riguarda il fatto del sì, che poi è legato, insomma, Chiarotti parlava dei sindaci, è vero, cioè teoricamente è molto vero, i sindaci hanno il potere, i sindaci possono fare, i sindaci possono spingere, eccetera, eccetera. Però è chiaro che i sindaci, specie nei piccoli comuni, raramente hanno gli strumenti, hanno i mezzi, hanno le possibilità, in mancanza di un sostegno di carattere più generale, consortile, provinciale, regionale, hanno la possibilità di portare a fondo il processo. Possono dare dei segnali, come ha fatto il comune di Scaldasole, anche simbolici, ma è chiaro che è la politica che deve cambiare rispetto alle regolazioni di carattere territoriale, è evidente questo. Dopodiché io non dico che non ci siano dei limiti, ci sono dei limiti anche grossi all'interno dell'amministrazione, tanto vero che c'è chi fa delle cose, chi non le fa, c'è chi si impegna in un certo modo, chi si impegna meno, c'è la differenziazione, eccetera, eccetera. Però noi non diamo addosso ai sindaci delle responsabilità, che invece sono ben più generali e attengono al cambiamento di una politica e di un modo di essere. Continuiamo con Alberto Rosagna, poi lasciamo lui per l'ultimo. Lasciamo lui per l'ultimo, allora ci si verifichi che... Una risposta a Chiarotti e alle attività a posto, anche perché dopo 15 anni in cui non siamo d'accordo su alcune cose, si è aperta una fase nuova su cui il PIL siamo abbastanza d'accordo. Io sull'affermazione del vecchio sistema di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, devo dire che non trovo, che mi trovo abbastanza d'accordo su quello che ha detto Villani. Certo, non in provincia di Pavia, dove abbiamo vissuto una distorsione. Allora, è enorme, nel senso che quel sistema che ha contemplato discariche, inceneritori e una quota di raccolta differenziata è vero, ci ha permesso di non avere l'emergenza. Perché non considero la Campania o Napoli più avanzato dal punto di vista ecologico, che non ha questi impianti, ma che però tutti i suoi rifiuti li fa andare in un porto, quello di Napoli, li carica sulla nave, gli fa fare il giro da Gibilterra e li va a bruciare in Olanda. Se faccio il bilancio di massa, neanche un giorno. No, ho preso gli esempi più in là, diciamo, gli opposti. In realtà quel sistema che ha avuto delle distorsioni ci ha permesso di arrivare oggi ad avere a macchia di leopardo, ma in stragrande maggioranza
della regione Lombardia, una media del 50%, con intere province sopra il 65%. In provincia di Pavia la distorsione era che noi avevamo due generatori, la cui capacità, un surplus di impiantistica, la cui capacità era 5-6 volte la produzione del nostro territorio. E avevamo delle convenzioni, tipo quella del clima, che toccava però più di metà provincia, perché era tutta la Lomellina e Voghera, che andava a corpo, nel senso che tu comunque pagavi un fisso indifferentemente dalla quota di rifiuti che portavi. È evidente è vero, che non è vero. Come la quota differenziata non la paghi, non la paghi. Non la puoi fare. Ma come non la puoi fare? Allora aspetta, Gilberto, allora se io pago, devo pagare, questo però vediamo oggi d'accordo, se io devo pagare 100 euro indifferentemente, sia che porto 100 tonnellate, sia che ne porto 50, è evidente, certo che posso fare la raccolta differenziata, ma quel 50 lì non solo è un costo e non un risparmio, ma è un costo che va sulla riserva, è evidente, perché pago a corpo e non pago a peso vero. Questo è stata la discussione. Va bene. Però io spero di essermi fatto capire, nel senso che pagare fisso indifferentemente da quello che tu consegni, e quindi se fai la raccolta differenziata, che è un costo, dentro in una logica di risparmio, noi abbiamo un comune che sostiene questa tesi, fa quel mestiere all'inizio e sostiene questa tesi, che non se non ha senso, e poi loro pagano 100, però se quell'anno decidono di conferire la metà, pagano 100 euro, pagano 100 euro, le persone che lo chiamiamo, sì, ci diverte, perché se non cambi la convenzione tu non crei le condizioni per rivolgere, lo sa bene, però siccome è storico, siccome è storico, Gigi, così scattiamo un po'.